Nella città di Fano, negli ultimi anni, sono state realizzate diverse rotatorie. Questa curiosità è sotto gli occhi di tutti gli automobilisti che percorrono le strade fanesi, ma è anche vero che alcune di queste sono state ben curate con la piantumazione dell'erba, l'irrigazione, l'installazione di opere e anche ornamentate con fontane. Per tutto il resto, invece, è l'erba a campeggiare, l'incuria e l'abbandono. Per questo, lo scorso anno, l'amministrazione comunale di Fano ha deciso di rendere queste rotonde più gradevoli, intervenendo con un progetto di riqualificazione. Una delle prime rotatorie ad essere riqualificate è stata quella di Via Fanella, con i lavori conclusi nell'ottobre del 2019. Nel progetto erano comprese anche quella di Via 4 Novembre e quella di Sant'Orso. Quest'ultima non ha ancora visto l'inizio dei lavori, mentre quella di Via 4 Novembre il cantiere è rimasto fermo dallo scorso anno. Ma qual è la situazione ad oggi? A spiegarcelo è l'assessore ai lavori pubblici Fabiola Tonelli. I lavori delle rotatorie che sono iniziati l'anno scorso dovevano ripartire all'inizio di quest'anno, però purtroppo sempre a causa della pandemia c'è stata l'interruzione dei lavori e anche una difficoltà della ditta a recuperare i materiali per appunto proseguire i lavori. Diciamo che abbiamo sollecitato l'intervento e quindi entro la fine di questo mese ricominceranno i lavori delle tre rotatorie sugli interquartieri.